il pianeta Terra, con tutti i suoi grandi spazi aperti, gli abissi marini e le montagne più impressionanti, è appena un granello di polvere se confrontato all'immensità del cosmo. L'universo osservabile contiene all'incirca 100 miliardi di galassie e ognuna di queste galassie, come la Via Lattea, contiene in media 100 miliardi di stelle. Questi numeri salgono subito nell'ordine dei milioni, dei miliardi, addirittura dei bilioni. A quel punto abbiamo già perso il senso di cosa stiamo parlando. La mente umana è perfettamente adattata a ragionare con le dimensioni dell'esperienza quotidiana. Il cervello capisce cosa significhi viaggiare per 80 km al giorno, ma non a 800.000. E tutti sappiamo cosa voglia dire muoversi a 160 km orari, ma non a 160 milioni. Numeri dell'ordine di milioni, dei miliardi e dei bilioni sono difficili da comprendere per molti di noi perché, ovviamente, buona parte di noi non possiede nulla in quantità così enormi. Allora come facciamo a conoscere davvero l'universo se il nostro cervello non riesce neanche a comprendere il suo ordine di grandezza? Effettuare modelli in scala degli oggetti astronomici è fondamentale perché li riporta a dimensioni che possiamo immaginare su misure con cui abbiamo a che fare nella vita di ogni giorno. Iniziamo con rivalutare gli astri che ammiriamo nel cielo notturno in termini terrestri: pianeti, stelle e galassie. Ci sono due modi di valutare una grandezza. Possiamo misurare le dimensioni, ovvero l'altezza, la lunghezza e la profondità, oppure calcolare la mole, o per meglio dire, la massa. Più grande non vuol dire sempre più massiccio. Un palloncino può avere lo stesso volume di una palla da bowling, ma la palla da bowling ha più massa perché è più densa, contiene più materia in quello stesso volume. Per aiutare a farci un'idea delle immense masse che galleggiano nell'universo, l'astronoma Laura Danley visita uno spettacolo di Monster Truck. Una situazione in cui è facile osservare oggetti di massa diversa scontrarsi tra loro. Abbiamo tutto, da questo camion giocattolo al Monster Truck. È una varietà di masse diverse che ci permette di confrontare gli oggetti nel nostro sistema solare e di paragonare la massa del nostro Sole a quella delle altre stelle. Iniziamo il confronto con Giove, chiamato anche il re dei pianeti. E non ha torto. La sua massa è di più di 2 quadriliardi di chilogrammi, ovvero 2 seguito da 27 zeri. Per dirla in un altro modo, ci vogliono più di 300 terre per pareggiare la massa di Giove. Ed è comunque poca cosa se confrontata al Sole. Il Sole è di gran lunga la cosa più massiccia del nostro sistema solare. È circa 1000 volte più massiccio di Giove. Ora, l'auto dietro di me pesa circa 1,5 tonnellate, mentre questo giocattolo pesa 1,5 kg. Quindi è più o meno la stessa differenza tra il Sole e Giove. È una differenza devastante, come queste immagini ci fanno capire. Ma attenzione, qui siamo a uno spettacolo di Monster Truck e l'auto che rappresenta il Sole dovrebbe sapere che non è saggio prendersela con i più piccoli. Il Sole è l'oggetto più massiccio del sistema solare, ma non è la stella più massiccia della galassia. Ci sono molte stelle più massicce. Per avere un'idea della differenza tra il Sole e una stella più massiccia, immaginiamo che l'auto da quasi 1,5 tonnellate sia il Sole. E mettiamole contro il Monster Truck da 4,5 tonnellate, che rappresenta una stella distante 75 anni luce. La differenza tra l'auto e il Monster Truck è più o meno la stessa che c'è tra il nostro Sole e Regolo, la stella nella costellazione del Leone che è circa 3,5 volte più massiccia. Questa differenza può sembrare non tanto eccessiva, ma non dimentichiamo che stiamo confrontando due giganti dello spazio.
Beh, è stato un bel massacro. Come abbiamo visto, una differenza di 3 masse è una bella differenza. Se potessimo prendere Regolo e appoggiarla sul nostro Sole, succederebbe qualcosa di questo genere. Ma anche un gigante come Regolo non può reggere il confronto con la massa dei veri titani dell'universo. La stella più massiccia che conosciamo orbita all'esterno della Via Lattea, in una piccola galassia satellite chiamata Grande Nube di Magellano, in mezzo alla nebulosa Tarantola. Questa stella ha un nome noioso, R136A1, ma ha una massa immensa. R136A1 è una stella giovane, di circa 1 milione di anni. La sua temperatura superficiale è di circa 53.000 gradi Celsius, 10 volte più calda del Sole. Prima del 2010 non si pensava che esistessero stelle superiori a 150 masse solari, ma nuove scoperte hanno quasi raddoppiato il limite. Pensiamo che R136A1 sia 250, forse 300 volte più massiccia del Sole. Per rappresentare una stella così massiccia ci vorrebbe un monster truck gigantesco, 100 volte più pesante di quello che abbiamo visto. Ma la massa può anche essere contenuta in oggetti più piccoli, dove la densità produce livelli di gravità inimmaginabili. Il rapporto più estremo tra massa e dimensioni è quello degli oggetti stellari chiamati stelle di neutroni. Una stella di neutroni è il nucleo residuo dell'esplosione di una supernova e ha una grande quantità di materia compressa in uno spazio minuscolo. Ha circa una volta e mezza la massa del nostro Sole, ma un diametro di soli 15 chilometri. Se comprimessimo la massa del Monster Truck in una zolletta di zucchero, sarebbe ancora infinitamente meno densa di una stella di neutroni. Dovremmo comprimere 10 milioni di Monster Truck in una sola zolletta. E poi dovremmo impilare migliaia di zollette come quella, fino a formare un'immensa zolletta con un lato di 15 chilometri. Le stelle di neutroni sono oggetti estremi e bizzarri. Per esempio, atterrarci sopra con un'astronave sarebbe impossibile, perché sulla sua superficie peseremmo ben 5 miliardi di volte in più che sulla Terra. Ma la massa non è l'unico dato da valutare per scoprire quanto grandi possano essere le stelle. L'universo è anche pieno di giganti che occupano spazi inimmaginabili. Alcune delle lucine che vediamo nel cielo notturno sono in realtà stelle così grandi da inghiottire l'intero sistema solare. Come può la nostra mente immaginare la più grande stella della galassia? Continuiamo nell'arduo tentativo di ridurre le grandezze, le velocità e le distanze dell'universo su una scala comprensibile alla mente umana. La cosa più massiccia del Sistema Solare è il Sole. Come è stato studiato, il Sole pesa 300.000 volte più della Terra. Ma il Sole è anche l'oggetto fisicamente più grande del Sistema Solare, con un diametro di circa 1.400.000 chilometri. Il Sole è davvero grande in confronto alla Terra. Ha un diametro 109 volte maggiore. Questo significa che all'interno del Sole potrebbero trovare posto più di 1 milione di Terre. Non è poco. Ma per quanto enorme in termini terrestri, la nostra stella sembra minuscola se confrontata con i veri giganti della galassia. Chiamate con nomi affascinanti presi dal mito e dalla scienza, spingono all'estremo i limiti di cosa voglia dire essere una stella. Conosciamole una per una. Vega, Bellatrix, Epsilon Canis Majoris, Dube, Aldebaran e infine i Super Titani, Betelgeuse e VY Canis Majoris. L'astronomo Alex Filippenko cerca di farle tornare coi piedi per terra, in un hangar per aerei.
Oggi siamo venuti in questo hangar per cercare di illustrare le grandezze relative di alcune stelle, alcune delle quali molto grandi. Lo faremo gonfiando dei palloni aerostatici di varie dimensioni e confrontandoli con il Sole, che rappresenteremo con questa boccia da bowling. Il Sole palla da bowling ha un diametro di 22 centimetri, quindi la Terra non sarebbe più grande di una perlina di vetro. I miei assistenti sono esperti di palloni aerostatici, sanno come gonfiarli, a quale pressione e come legarli. Quindi faranno raggiungere ai palloni le dimensioni necessarie al nostro discorso. I palloni ci permetteranno di compiere un viaggio in miniatura tra le sorelle più grandi o più enormi del Sole. La prima tappa è la stella Vega. Situata nella costellazione della Lira, Vega è una delle cinque stelle più luminose del cielo notturno. Ha un bagliore bianco-azzurro che indica una temperatura più alta del Sole. Ok, ecco il nostro Sole palla da bowling. Allora, quanto è grande il pallone? Controlliamo. 60 centimetri. 60, quindi è circa due volte e mezza il diametro del Sole, ovvero come la stella Vega, una stella azzurrognola distante 25 anni luce, particolarmente brillante. La seconda stella è Bellatrix, uno degli astri di Orione, la costellazione più brillante del cielo. Stelle note da secoli ne compongono la cintura e il tronco. Bellatrix è una gigante blu, rappresenta la spalla destra di Orione e si trova a 240 anni luce da noi. Ecco un pallone più grande, il suo diametro? 1,20 m. 1,20 m, quindi 5 volte e mezzo il diametro del nostro Sole palla da bowling. È una stella più grande, per esempio Bellatrix. Ancora più grande di Bellatrix è la supergigante blu Adara, chiamata anche Epsilon Canis Majoris. Canis Majoris è il nome latino della costellazione del Cane Maggiore. Iniziamo a salire di dimensioni. Questo è di 3,5 m. Quindi è 17 volte più grande del nostro Sole. Questa è Epsilon Canis Majoris, nella costellazione del Cane Maggiore. È la stessa costellazione di Sirio, la stella più luminosa del nostro cielo, ma Epsilon Canis Majoris è distante 430 anni luce. Se si trovasse alla stessa distanza di Sirio, sarebbe 15 volte più luminosa. Ma Epsilon Canis Majoris è grande poco più della metà di Dope. Una stella gigantesca sulla spalla dell'Orsa Maggiore, a 120 anni luce da noi. Accidenti! Questo pallone è ancora più grande. Che diametro ha? 6,5 m. Ok, quindi circa 30 volte il Sole palla da bowling. Più o meno è la stessa proporzione della stella Dube. Dube è diversa dalle stelle precedenti, è una cosiddetta gigante rossa. Ha un colore che tende all'arancio ed è più fredda delle stelle bianco-azzurre che abbiamo visto finora. Ma incredibilmente esistono stelle ancora più grandi. Tanto che neanche un hangar è sufficiente a contenerle. Dobbiamo uscire all'esterno per incontrare Aldebaran, un'immensa stella conosciuta sin dall'antichità, quando era ritenuta segnale di ricchezze e onori. Questo pallone ha un diametro di circa 9,5 m, ovvero circa 45 volte la palla da bowling che rappresenta il Sole. Siamo più o meno sulle dimensioni della stella Aldebaran, una gigante rossa nella costellazione del Toro, dal colore arancio e dista circa 65 anni luce. Ma anche i palloni più grandi non arrivano a rappresentare le dimensioni delle stelle più gigantesche della galassia. Ad esempio, Betelgeuse, un'altra stella di Orione. Distante 650 anni luce, è ben 1000 volte più grande del Sole. Betelgeuse è così grande che il suo raggio si estenderebbe fino all'orbita di Giove. Quindi, se si trovasse davvero nel Sistema Solare, tutti gli 8 pianeti verrebbero completamente distrutti o resi inabitabili. La più grande stella conosciuta è un mostro chiamato VY Canis Majoris. Secondo alcune stime, il suo diametro è 2000 volte quello del Sole. È una stella davvero sconfinata.
Se potessimo sorvolarla con un aereo di linea, ci metteremmo circa 1200 anni per circumnavigarla. Qualsiasi cosa di queste dimensioni sembra incommensurabile alla mente umana. Un oggetto che potrebbe rendere inutili i nostri tentativi di comprendere la scala di misura del cosmo. E altrettanto difficili da capire sono le distanze. Perché le distanze tra pianeti, stelle e galassie si estendono ben al di là di qualsiasi esperienza umana. L'unico modo di rendere comprensibili questi numeri è di ridurli a una scala di misura più umana. Siamo molto più bravi a comprendere le dimensioni relative delle cose piuttosto che i numeri assoluti. Prendiamo la Luna. Si trova a poco meno di 400.000 chilometri dalla Terra. Potreste pensare che non sia poi così lontano. Beh, ripensateci. Immaginiamo di restringere la Terra fino alle dimensioni di una palla da basket. Se la Terra fosse grande così, allora la Luna sarebbe grande all'incirca come questa palla da tennis. A questo punto possiamo chiederci, date le dimensioni relative dei due oggetti, quanto sono distanti tra loro? Per mostrarvelo ho bisogno di un aiuto. Quindi Johnny terrà in mano la Terra, mentre io prenderò la Luna e cercherò di misurare la sua distanza in scala. Si parte. Mezzo metro, un metro. Continua a indietreggiare, siamo a 3 metri. Devo continuare. Ora sono a 4 metri e mezzo, ma non è abbastanza. Ed eccoci qui, a 6 metri e mezzo. Questa è la distanza media tra la Terra e la Luna nel nostro modello in scala. La distanza media tra la Terra e la Luna è di 384.000 chilometri, una cifra diventata familiare grazie alle missioni Apollo. È una delle poche distanze astronomiche che possiamo davvero comprendere. Dopo 6 missioni con allunaggio, abbiamo imparato che il tempo del viaggio è di poco più di 3 giorni. Tutti dati che ormai fanno parte delle nostre conoscenze condivise. Ok, Houston, il Challenger è atterrato. Al di là della Luna, il Sistema Solare si estende per distanze così vaste da mettere nuovamente fuori gioco la nostra comprensione. Ma cosa accadrebbe se provassimo a ripetere il modello in scala? A considerare quanto grande, distante e veloce sia ogni cosa nel nostro universo, si rischia di rimanerne sopraffatti. Perfino nel nostro sistema solare le distanze sono grandi in modo quasi inimmaginabile. Ma possiamo immaginare di restringerlo fino a dimensioni a noi familiari. Prendiamo il 1.400.000 chilometri del diametro del Sole e immaginiamo di restringerli fino ai 22 centimetri di una boccia da bowling. Cosa accadrebbe ai pianeti? Beh, dovremmo comprimerli fino alle dimensioni che abbiamo qui. Ecco gli 8 pianeti del Sistema Solare, tutti allineati, da Mercurio fino a Nettuno. Quindi, nel modello in scala, il nostro pianeta Terra è questa minuscola perlina di vetro, mentre il Sole è la boccia da bowling. Questi pianeti biglie possono essere in scala con il Sole palla da bowling, ma le loro distanze non lo sono. Per aiutarci a comprendere le dimensioni reali, il fisico Clifford Johnson percorrerà a piedi l'intera estensione di questo sistema solare in miniatura, realizzato sulla pista di un aeroporto. Abbiamo di nuovo Johnny, che ci aiuterà a misurare le distanze con questo misuratore stradale. Sei pronto ad esplorare il sistema solare? Certo, si parte. In questo sistema solare in scala, ogni metro percorso corrisponde a circa 3 milioni di chilometri reali. Siamo arrivati a Mercurio. Abbiamo fatto 10 metri. Nella realtà avremmo percorso quasi 58 milioni di chilometri. È incredibile pensare quanto il primo pianeta del Sistema Solare sia lontano dal Sole. Vediamo quanto ci mettiamo ad arrivare al secondo. Ok. Eccoci a Venere. Abbiamo fatto 20 metri.
Questa perlina rappresenta Venere, che è a una distanza dal Sole quasi doppia rispetto a Mercurio. Nella realtà sono circa 108 milioni di chilometri. Ed eccoci arrivati alla Terra. Sono quasi 30 metri. La Terra è rappresentata da questa biglia. E nella realtà si trova a circa 150 milioni di chilometri dal Sole. Ed effettivamente, se guardiamo la palla da bowling da qui, ha più o meno le dimensioni apparenti che ha il Sole nel nostro cielo. La biglia blu rappresenta la Terra e a poco meno di 10 centimetri abbiamo messo una perlina più piccola che rappresenta la Luna. Sul precedente modello in scala differente con la Terra palla da basket, la Luna era a 6 metri e mezzo di distanza. Per riportare in termini accettabili tutto il sistema solare, abbiamo dovuto ridurre quei metri a pochi centimetri. Questa piccola distanza tra la Terra e la Luna è l'attuale limite massimo delle missioni spaziali con equipaggio. Speriamo che nel prossimo futuro potremo fare di meglio. Sulla nostra pista, Marte dista altri 14 metri, per un totale reale di 228 milioni di chilometri dal Sole. Dopo il pianeta rosso, le distanze iniziano a essere molto, molto più grandi. E questo è Giove. Siamo a 147 metri dal Sole. È più del triplo della distanza tra Marte e il Sole. Con tutto questo spazio tra le biglie, può sembrare un miracolo che nella realtà riusciamo a vedere i pianeti dalla Terra. Questo ci fa capire quanto il Sole sia luminoso. La sua luce, infatti, arriva ai pianeti, si riflette su di essi e poi torna sulla Terra, permettendoci di vederli. Ok, si parte verso Saturno. Gambe in spalla. I nostri esploratori spaziali trovano Saturno a 270 metri dal Sole. Saturno orbita in media a 1 miliardo e 425 milioni di chilometri dal Sole, quasi il doppio della distanza tra il Sole stesso e Giove. È uno spazio enorme e il confine del Sistema Solare è ancora lontano. A 548 metri, la distanza in scala di Urano è più del doppio di quella di Saturno. 2 miliardi e 897 milioni di chilometri dal Sole. Da qui faccio fatica a vedere il Sole e quasi non riesco a vedere Nettuno laggiù, che è la nostra prossima e ultima tappa. Andiamo? Andiamo. Certo che è lontano. Già. Ed eccoci a Nettuno, l'ultimo pianeta. 852 metri dal nostro Sole. Nel nostro modello in scala, questo equivale a una distanza reale di quasi 4 miliardi e 828 milioni di chilometri. A questa distanza ci vuole un sacco di tempo per completare un'orbita intorno al Sole. Infatti, l'anno nettuniano è di circa 165 anni terrestri. E solo uno di questi anni nettuniani è passato da quando abbiamo scoperto il pianeta. È davvero incredibile pensare che la gravità del Sole abbia effetto a queste distanze. E il Sistema Solare non finisce con Nettuno. Ci sono oggetti più piccoli, come Plutone. E infine, a quasi un anno luce di distanza, nubi oscure di comete ghiacciate. Lo spazio tra i pianeti del Sistema Solare mette a dura prova la nostra comprensione. Ma le distanze tra le stelle e le galassie la eludono completamente. Dopo aver visto quanto gli oggetti dello spazio siano grandi e distanti, proviamo ora a capire quanto sono veloci. Per farlo, dobbiamo prima conoscere l'unità di misura spaziale, chiamata anno luce. Come si può immaginare, un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno, ovvero quasi 9.500 miliardi di chilometri. Ma questo non ci aiuta certo a capire quanto veloce vada la luce. La velocità della luce è davvero enorme, circa 300.000 km al secondo. È difficile capirla senza un esempio. Immaginate che la luce rimbalzi avanti e indietro tra Los Angeles e New York. Beh, potrebbe farlo 38 volte in un secondo.
Nel tentativo di chiarire il concetto di velocità della luce, l'astronomo Greg Laughlin chiede aiuto all'esperto di armi Michael Voigt per osservare alcuni degli oggetti più veloci sulla Terra. Proveremo a confrontare la velocità della luce con la velocità di una delle cose più veloci sulla Terra, i proiettili. Abbiamo sistemato un bersaglio che appena colpito farà rumore, quindi potremo farci un'idea di quanto ci metterà il proiettile ad arrivare. Questa è una 204 Ruger, la cartuccia commerciale più veloce. Il bersaglio è a 274 metri da qui, quindi dovremmo avere la percezione del tempo che il proiettile impiegherà ad arrivare. Proviamo a vedere. Bel colpo! Ragazzi, niente da fare. Appena ho premuto il grilletto è arrivato a segno. Non ho avuto alcuna percezione del tempo che ha impiegato. Per i nostri organi di senso è difficile percepire la velocità dei proiettili. Così Michael installa un cronografo digitale molto accurato. Questa è l'unità che contiene il timer. Il cronografo è qui dentro. Dovremmo essere pronti. Ok. Spariamo un paio di colpi e vediamo quanto vanno veloci i proiettili. Cosa abbiamo? Accidenti, 1309 metri al secondo, quindi circa 4830 chilometri orari. Niente male. Niente male, è quasi un chilometro e mezzo al secondo, più o meno quattro volte la velocità del suono. Impressionante sul serio. Ma non è niente in confronto alla velocità della luce. Prendiamo il tempo che il proiettile ha impiegato per arrivare dalla bocca della canna del fucile al bersaglio. In quello stesso identico tempo, la luce avrebbe potuto fare mezzo giro del mondo, viaggiando da Los Angeles a Parigi e ritorno. Spostandosi a più di un miliardo di chilometri l'ora, la luce annienta completamente ogni esperienza terrena di velocità. È un concetto che non ha molto senso per noi, perché un miliardo di chilometri è una distanza con la quale non avremmo mai a che fare nella nostra vita sulla Terra. La velocità della luce e quella del nostro vivere quotidiano sono così distanti tra loro che per capire la differenza dobbiamo immaginare di rallentare la luce. Per farlo dobbiamo tornare al proiettile. La sua velocità di quasi 5.000 km orari è difficile da percepire. Immaginiamo che la luce si muova a questa velocità e proviamo a rallentare il mondo che ci circonda nella stessa proporzione. Un aereo di linea vola a circa 1.000 km orari. Assumendo che il proiettile rappresenti la luce, quanto sembrerebbe lento l'aereo? In un modello in cui la velocità della luce fosse di 4.800 km orari, il jet di linea andrebbe talmente lento da metterci un minuto per spostarsi di 7 cm e mezzo. Un F-15 può volare a Mach 2.5, ovvero quasi 2.500 km orari. Ma in questo modello rallentato, un F-15 ci metterebbe un minuto per coprire 17 cm e mezzo. E che dire dei nostri proiettili? Quale sarebbe la loro velocità su questa scala rallentata? Nel modello a scala ridotta che stiamo immaginando, in cui la luce viaggia a 4.800 km orari, i proiettili ad alta velocità riuscirebbero a percorrere poco più di 30 cm al minuto. Nel mondo reale, una lumaca si sposta a una velocità più che doppia. La verità è che buona parte del cosmo si muove a velocità che non possiamo comprendere del tutto. Il movimento è lo stato normale in tutto l'universo. A noi sembra di essere fermi, e lo siamo relativamente al suolo. Ma la Terra gira intorno al Sole, il Sole gira intorno al centro della galassia e la galassia orbita nel nostro gruppo di galassie. E tutti questi movimenti avvengono a velocità incredibili. La Terra gira intorno al Sole a una velocità di circa 106.000 km orari. Sarebbe sufficiente a fare due giri del mondo completi in un'ora. Il Sole gira intorno al centro della Via Lattea a 777.000 km orari.
e la galassia stessa sfreccia nell'universo a più di 2 milioni di chilometri orari. Ma la luce è ancora 600 volte più veloce. Tutto questo conferma che noi viviamo al rallentatore, relativamente al ritmo del cosmo. La tecnologia più moderna non si avvicina neanche lontanamente alla velocità della luce. Se viaggiassimo alla velocità di un aereo di linea, quindi un milione di volte più lenti della luce, ci metteremmo circa 4 milioni di anni per arrivare alla stella più vicina al Sole. Considerando che il viaggio alla stella più vicina durerebbe di più dell'intera storia della specie umana, come possiamo pensare di comprendere l'ordine di grandezza della nostra galassia? Cercando di riadattare i pianeti, le stelle e la velocità della luce a una scala più vicina alla nostra esperienza quotidiana, possiamo iniziare a capire le dimensioni dell'universo. Ora proviamo a fare lo stesso per le distanze tra le stelle. Distanze che superano di molto ogni immaginazione. Sebbene gli scienziati misurino quelle enormi distanze in anni luce, i numeri non ci aiutano granché a cogliere la vastità sconfinata dello spazio. Proviamo a restringere ogni cosa su una scala in cui un anno luce sia uguale a 1,5 km. In questo modello, il nostro Sole diventa grande quanto un granello di sabbia. Abbiamo calcolato quante stelle sono contenute nella Via Lattea, la nostra galassia. E quel numero corrisponde più o meno al numero di granelli di sabbia contenuti in questa cassa. Secondo i nostri calcoli, sono più di 100 miliardi di stelle. Se un anno luce è uguale a 1,5 km, dove si trova la stella più vicina? Prendendo come punto di riferimento l'osservatorio Griffith di Los Angeles, dove lavora l'astronoma Laura Danley, la stella granello più vicina sarebbe a Hollywood, a 6,5 km di distanza. Per individuare due granelli di sabbia separati da 6,5 km in piena metropoli, useremo due specchi per riflettere la luce del sole tra un punto e l'altro. Aaron e Johnny hanno gli specchi che useranno per riflettere la luce del sole e aiutarci a capire quanto sia distante la stella più vicina. Ora ho bisogno di un po' di stelle da portare con me a Hollywood. Dovrebbe bastare. Allora siete pronti? Voi rappresenterete il sole qui all'osservatorio Griffith. Io e Johnny scendiamo a Hollywood, ok? Perfetto. Bene, si parte. L'astro più vicino al nostro sole non è una stella singola, ma è un gruppo formato da tre stelle. Due di esse, Alfa Centauri A e B, si orbitano a vicenda e hanno dimensioni simili al Sole. La terza, Proxima Centauri, è una nana rossa, dalla luce fioca e con una massa pari al 10% rispetto alle compagne. Ora mi trovo su un tetto di Hollywood, a circa 6,5 km dall'osservatorio, alle nostre spalle. In mano ho un bel po' di stelle. Me ne servono soltanto tre. Una, due, tre. Il resto lo butto via. Queste sono le stelle più vicine a noi. Proxima Centauri è la più vicina in assoluto e nel nostro modello si trova a circa 20 metri dietro di me, quindi ora la lanciamo nella sua posizione corretta. Alfa Centauri A e Alfa Centauri B distano tra loro circa 60 centimetri, mentre il Sole è a 6,5 km in cima all'osservatorio. Da qui il granello di sabbia che rappresenta il Sole è impossibile da vedere. Ecco a che cosa servono gli specchi. Eccoci ad Alfa Centauri. Ora dobbiamo trovare il nostro Sole. Vediamo se riusciamo a farcelo mostrare. Eccomi qua. Ciao, Stan. Non riusciamo a vedere il Sole. Che ne dici di mandarci un raggio di sole? Ok, sta arrivando. Ancora niente. Oh, sì! Molto bene, un bel raggio di sole brillante. Ehi, niente male, si vede benissimo. Ok, Stan, ora vi mostreremo la luce di Alfa Centauri. Sì, eccola, proprio laggiù, vi vediamo.
Ci hanno visto. Ottimo. Hanno visto Alfa Centauri. Nella nostra regione della Via Lattea, la distanza tipica tra le stelle va da 3 a 5 anni luce. Di stelle grandi come granelli di sabbia ne entrerebbero circa 20 in una città come Los Angeles. Ma se ci fossero altre stelle più vicine alla Terra, il nostro vicinato cosmico sarebbe assai meno favorevole alla vita. L'esplosione di una supernova cuocerebbe la nostra atmosfera. Se un'altra stella passasse troppo vicina al Sole, le orbite di tutti i pianeti verrebbero gravemente perturbate e alcuni di loro finirebbero nello spazio interstellare. La verità è che se non ci fosse tutto questo spazio vuoto tra le stelle, noi non esisteremmo neanche. Ridurre in scala la velocità della luce ci ha aiutato a comprendere le distanze tra le stelle. Ma possiamo fare lo stesso con gli spazi praticamente infiniti dell'universo profondo? La Via Lattea ha un diametro di 100.000 anni luce e la galassia successiva è molto, molto lontana. La distanza dalla più vicina galassia simile alla nostra, la galassia di Andromeda, è di circa 2 milioni e mezzo di anni luce. Quindi circa 25 volte le dimensioni della Via Lattea. Dovremmo mettere 25 Vie Lattee una accanto all'altra per arrivare dalle parti di Andromeda. Possiamo aumentare la scala di riduzione e immaginare le galassie come grandi centri urbani sparsi per tutti gli Stati Uniti. Parlare delle galassie come città stellari è un'ottima analogia. Se la Via Lattea fosse grande come l'area metropolitana di Los Angeles, larga circa 160 chilometri, allora Andromeda sarebbe a New York. Nel mezzo ci sarebbero altri membri di quello che gli astronomi chiamano il gruppo locale di galassie. Nel gruppo locale ci sono due oggetti principali, la nostra galassia, la Via Lattea, e la galassia di Andromeda. Poi c'è una galassia a spirale più piccola, M33, e infine altre galassie nane, che contengono 100 milioni di stelle, a volte anche meno. Ma anche le grandi distanze che separano i membri del gruppo locale non basteranno a salvare la Via Lattea. Andromeda e M33 sono entrambe dirette verso la Via Lattea, e tra qualche miliardo di anni ci sarà un incontro molto ravvicinato. Su scala cosmica, la collisione potrebbe sembrare violenta. Ma in realtà le stelle nelle galassie sono così distanziate tra loro che nella maggior parte dei casi si passeranno accanto senza disturbarsi. Se gli uomini sopravviveranno tanto a lungo, se ne accorgeranno a malapena. E dopo altri miliardi di anni, rimarrà una galassia unica. La Via Lattea, così come la conosciamo, cesserà di esistere. Ma fino ad allora, le distanze tra le galassie del gruppo locale rimarranno al di là della nostra comprensione. E i nostri vicini galattici rappresentano solo una minuscola frazione del cosmo. Nella parte osservabile dell'universo ci sono all'incirca 100 miliardi di galassie, ognuna con miliardi di stelle. Se le galassie fossero distanti tra loro come i grandi centri urbani degli Stati Uniti, per rappresentare le dimensioni dell'universo osservabile, il paese dovrebbe essere così grande da avvolgersi intorno alla Terra circa 500 volte. Utilizzando i modelli in scala, possiamo arrivare almeno a comprendere le dimensioni dell'universo. Ma la realtà, ovviamente, è un'altra cosa. Che possiamo immaginare su misure con cui abbiamo a che fare nella vita di ogni giorno. Iniziamo con rivalutare gli astri che ammiriamo nel cielo notturno in termini terrestri. Pianeti, stelle e galassie. Ci sono due modi di valutare una grandezza. Possiamo misurare le dimensioni, ovvero l'altezza, la lunghezza e la profondità. Oppure calcolare la mole, o per meglio dire, la massa. Più grande non vuol dire sempre più massiccio. Un palloncino può avere lo stesso volume di una palla da bowling, ma la palla da bowling ha più massa perché è più densa, contiene più materia in quello stesso volume.
Per aiutare a farci un'idea delle immense masse che galleggiano nell'universo, l'astronoma Laura Danley visita uno spettacolo di Monster Truck. Una situazione in cui è facile osservare oggetti di massa diversa scontrarsi tra loro. Abbiamo tutto, da questo camion giocattolo al Monster Truck. È una varietà di masse diverse che ci permette di confrontare gli oggetti nel nostro sistema solare e di paragonare la massa del nostro Sole a quella delle altre stelle. Iniziamo il confronto con Giove, chiamato anche il 1,5 tonnellate, che rappresenta una stella distante 75 anni luce. La differenza tra l'auto e il Monster Truck è più o meno la stessa che c'è tra il nostro Sole e Regolo, la stella nella costellazione del Leone che è circa 3,5 volte più massiccia. Questa differenza può sembrare non tanto eccessiva, ma non dimentichiamo che stiamo confrontando due giganti dello spazio. È stato un bel massacro. Come abbiamo visto, una differenza di 3 masse è una bella differenza. Se potessimo prendere Regolo e appoggiarla sul nostro Sole, succederebbe qualcosa di questo genere. Ma anche un gigante come Regolo non può reggere il confronto con la massa dei veri titani dell'universo. La stella più massiccia che conosciamo orbita all'esterno della Via Lattea, in una piccola galassia satellite chiamata Grande Nube di Magellano, in mezzo alla nebulosa Tarantola. Questa stella ha un nome noioso, R136A1, ma ha una massa immensa. R136A1 è una stella giovane, di circa 1 milione di anni. La sua temperatura superficiale è di circa 53.000 gradi Celsius, 10 volte più calda del Sole. Prima del 2010 non si pensava che esistessero stelle superiori a 150 masse solari. Ma nuove scoperte hanno quasi raddoppiato il limite. Pensiamo che R136A1 sia 250, forse 300 volte più massiccia del Sole. Per rappresentare una stella così massiccia, ci vorrebbe un Monster Truck gigantesco, 100 volte più pesante di quello che abbiamo visto. Ma la massa può anche essere contenuta in oggetti più piccoli, dove la densità produce livelli di gravità inimmaginabili. Il rapporto più estremo tra massa e dimensioni è quello degli oggetti stellari chiamati stelle di neutroni. Una stella di neutroni è il nucleo residuo dell'esplosione di una supernova e ha una grande quantità di materia compressa in uno spazio minuscolo. Ha circa 1,5 volte la massa del nostro Sole, ma un diametro di soli 15 chilometri. Se comprimessimo la massa del Monster Truck in una zolletta di zucchero, sarebbe ancora infinitamente meno densa di una stella di neutroni. Dovremmo comprimere 10 milioni di Monster Truck. Il pianeta Terra, con tutti i suoi grandi spazi aperti, gli abissi marini e le montagne più impressionanti, è appena un granello di polvere se confrontato all'immensità del cosmo. L'universo osservabile contiene all'incirca 100 miliardi di galassie e ognuna di queste galassie, come la Via Lattea, contiene in media 100 miliardi di stelle. Questi numeri salgono subito nell'ordine dei milioni, dei miliardi, addirittura dei bilioni. A quel punto abbiamo già perso il senso di cosa stiamo parlando. La mente umana è perfettamente adattata a ragionare con le dimensioni dell'esperienza quotidiana. Il cervello capisce cosa significhi viaggiare per 80 km al giorno, ma non a 800.000. E tutti sappiamo cosa voglia dire muoversi a 160 km orari, ma non a 160 milioni. Numeri dell'ordine di milioni, dei miliardi e dei bilioni sono difficili da comprendere per molti di noi perché, ovviamente, buona parte di noi non possiede nulla in quantità così enormi. Allora come facciamo a conoscere davvero l'universo, se il nostro cervello
non riesce neanche a comprendere il suo ordine di grandezza. Effettuare modelli in scala degli oggetti astronomici è fondamentale, perché li riporta a dimensioni... Re dei pianeti. E non ha torto. La sua massa è di più di 2 quadriliardi di chilogrammi, ovvero 2 seguito da 27 zeri. Per dirla in un altro modo, ci vogliono più di 300 terre per pareggiare la massa di Giove. Ed è comunque poca cosa se confrontata al Sole. Il Sole è di gran lunga la cosa più massiccia del nostro sistema solare. È circa 1000 volte più massiccio di Giove. Ora, l'auto dietro di me pesa circa 1,5 tonnellate, mentre questo giocattolo pesa 1,5 kg. Quindi è più o meno la stessa differenza tra il Sole e Giove. È una differenza devastante, come queste immagini ci fanno capire. Ma attenzione, qui siamo a uno spettacolo di Monster Truck. E l'auto che rappresenta il Sole dovrebbe sapere che non è saggio prendersela con i più piccoli. Il Sole è l'oggetto più massiccio del Sistema Solare, ma non è la stella più massiccia della galassia. Ci sono molte stelle più massicce. Per avere un'idea della differenza tra il Sole e una stella più massiccia, immaginiamo che l'auto da quasi 1,5 tonnellate sia il Sole. E mettiamole contro il Monster Truck da 4 tonnellate.